Dopo la crisi a Palazzo del Pincio siamo andati a sentire che cosa ne pensano i cittadini relativamente alla caduta della giunta, posizione equidistanti tra favorevoli e contrari. Si è insediato ufficialmente al Pincio stamattina il commissario prefettizio Ferdinando Santoriello e la sua vice Raffaella Moscarella. Forti proteste ad Allumiere per la decisione del comune di aumentare la tassa sui rifiuti, opposizione sul piede di guerra. Calcio, l'apertura del mercato di dicembre potrebbe cambiare la squadra del Civitavecchia anche in conseguenza della caduta del sindaco. Buongiorno e bentrovati dal TG Alto Lazio. Cosa ne pensano i civitavecchesi della caduta dell'amministrazione comunale? Lo abbiamo chiesto ai nostri microfoni ad alcuni cittadini e le opinioni sono diverse. In sostanza, i civitavecchesi si dividono tra favorevoli e contrari. Sentiamo in queste interviste. Sfiducia al sindaco di Dei. Voi cosa ne Guardi, dai, pensate? lasciamo perdere anche perché va. Ciao, ci sentiamo. Guardi, io dico, nemmeno lo sapevo, l'ho saputo questa mattina. Cosa potrei dire? Sono un po' sorpreso perché era un po' inaspettata la cosa. Non pensavo che avesse così tutti contro. Quindi. Tra l'altro, 8 dei consiglieri comunali che hanno presentato le dimissioni erano della sua maggioranza. Sì, infatti ho letto, quindi c'è stato un qualcosa che evidentemente non ha funzionato neanche dalla parte loro. Quindi. Pensa che questo intervento così forte sia giustificabile? No, non è giustificabile secondo me, perché non, almeno dalla parte della loro coalizione non dovevano arrivare a questo punto in modo così brusco. Mi dispiace e speriamo bene per quello che avverrà. Bevi, dove l'hai letto? Sul giornale. E cosa ne pensi? Per fortuna. Civitavecchia non ha più un sindaco, voi cosa ne pensate? Io dico che ne penso. Dobbiamo pensare che non era il momento. Quindi lei non se l'aspettava? No, e non sono manco contento. E adesso cosa si aspetta per il futuro? E che dobbiamo aspettare? Non so se niente ancora, alle prossime votazioni. Mi dispiace perché non si mettono mai d'accordo nessuno, invece di fare il bene di questa città fanno il male, tutto qua. Non ci deve essere proprio questi accanimenti fra l'uno e l'altro, è un accordo che si possono mettere benissimo insieme, discutere e fare il bene della città perché ci siamo stancati. Secondo lei è stata una scelta giusta questa? Penso che si doveva riflettere un po' di più prima da fare, perché ci sono troppe famiglie che rischiano. Pensiamo che è finita una storia brutta. Quindi hanno fatto bene a sfiduciarlo? No, per me Cosa pensa della sfiducia al sindaco di Dei? no. Se lo aspettava, hanno fatto bene, hanno Non fatto aspetta, male? cioè ci speravo Quindi è che una se ne cosa positiva? andasse. Sì, per me sì. Nonostante adesso l'amministrazione comunale sia nel caos, Ma perché. perché è il caos? C'è stato il commissario prefettizio. Per adesso ci pensa lui, per il resto si vedrà. Si sono insediati questa mattina a Palazzo del Pincio il commissario prefettizio Ferdinando Santoriello e il subcommissario Raffaella Moscarella. A riceverli sono stati il sindaco Pietro Tidei, il segretario generale Pietro Lucidi ed alcuni dirigenti per effettuare il passaggio di consegne. Tante le pratiche da vedere, le questioni da affrontare per permettere ai due commissari di prendere in mano le redini della città. I due non hanno voluto rilasciare al momento alcuna dichiarazione alla stampa. Intanto l'ormai primo cittadino sta tenendo una conferenza stampa di comitato di cui forniremo i particolari nelle prossime edizioni del nostro TG. L'ex capogruppo del PD, del Partito Democratico, Flavio Magliani, è stato espulso dal partito. La decisione è arrivata ieri sera al termine del direttivo del partito. A darne la notizia è stato direttamente Pietro Tidei nel corso della trasmissione Newsroom, andata in onda su Radio Stella e Provincia TV, rispondendo ad una specifica domanda del conduttore Luca Grossi. Intanto domani alle 17:30 è in programma un'assemblea pubblica dove lo stesso Partito Democratico ha intenzione di spiegare quelli che, secondo i Democrat, sono i veri motivi che hanno portato alla sfiducia al sindaco Tidei.
Bambini dell'Istituto Comprensivo Don Milani e dell'Istituto Comprensivo di Via 16 Settembre, insieme per celebrare la festa dell'albero. Un appuntamento giunto ormai alla sedicesima edizione e reso possibile grazie al Centro Sociale Anna Magnani, ad Arca Enel e alla Fondazione Cariciv. Sentiamo i particolari nelle interviste alle referenti del progetto Paola Ferrari per l'Istituto Comprensivo Don Milani e Patrizia De Maria per l'Istituto Comprensivo di Via 16 Settembre. Ascoltiamole. Un'iniziativa importante, si festeggia l'albero. Si festeggia l'albero dal titolo Un nostro caro amico, e sono circa 16 anni che noi facciamo questa festa dell'albero in collaborazione col Centro Sociale Anna Magnani, con l'Arca Enel e in modo particolare con i bambini e i genitori della scuola. Quest'anno abbiamo avuto anche un piccolo contributo dalla Fondazione, che ci è stato sempre vicino in queste iniziative e che io ringrazio personalmente, l'Avvocato Cacciaglia. E in modo particolare voglio ringraziare la preside del nostro istituto, che quest'anno ci ha trovato tanto favorevole insomma a questa iniziativa. È stata molto contenta di poter partecipare, perché abbiamo capito che partendo dalla scuola elementare noi possiamo dare le basi per una continuità anche per le generazioni future. Ecco, io sono convinta di questo, che bisogna partire dai piccoli affinché si possano dare le basi per quella che è una corretta e un rispetto anche per la natura, un rispetto per la natura e quindi in modo particolare per l'albero. I bambini verranno accompagnati in questo percorso anche con delle lezioni messe a disposizione gratuitamente dall'agronomo dottor Riccardo Benedetti, che verrà a fare delle lezioni appunto in classe per parlare dell'albero e dei vari tipi di albero a livello scientifico. Un'iniziativa importante, bambini al fianco della natura e grande collaborazione fra due istituti comprensivi. Sì, il comprensivo che io rappresento, sono la referente Patrizia De Maria, rappresento l'istituto comprensivo 16 settembre. Sono un insegnante di sostegno che ha ideato il progetto in questione, che è stato finanziato dalla fondazione Cariciv, e quindi è presente l'avvocato Cacciaglia, che noi ringraziamo, e ha finanziato questo progetto, ma inserito, rientra nel progetto la festa dell'albero con la scuola Don Milani, l'istituto Don Milani e la referente Paola Ferrari. Rappresento oggi questa scuola perché sono un insegnante che ha sempre cercato di attivarmi in tutti i sensi verso la natura, perché è importante fargli capire ai bambini che la natura sia vivere la natura, quindi ascoltare le nozioni che verranno anche oggi con la festa dell'albero dette sugli alberi in questione, i lecci offerti dall'associazione dall'ente Arca Enel e dall'agronomo Riccardo Benedetti, che offre la sua professionalità riguardo a quello che lui ha studiato in tanti anni e in tanti paesi dove è andato gratuitamente, fa presente ai bambini quello che l'albero ci dona, quindi ci dona tanto, quindi noi non dobbiamo distruggere la natura in largo, e dobbiamo difenderla, perché i bambini sono la generazione futura, e quindi se non facciamo questo noi dalla scuola primaria, elementare e si spera anche dell'infanzia prossimamente, aiuteremo la generazione a crescere meglio in questa società, in questa cittadina, in maniera più viva, attiva e che ci credono a quello che vogliono che sia il domani, non quello che noi realmente adulti gli lasciamo. Uno spettacolo che pur fuori cartellone apre di fatto la stagione di A Teatro con Mamma e Papà, è Hercules, uno spettacolo tutto civitavecchese diretto da Maria Luisa Rubolotta, e in programma il 4 dicembre prossimo al Teatro Traiano. Ascoltiamo le nostre interviste. Il Traiano apre le porte alle compagnie amatoriali, in questo caso anche alle scuole di danza, con questo spettacolo appunto che aprirà questa nuova stagione, diciamo. Questo spettacolo Hercules lo ritengo il primo spettacolo del cartellone A Teatro con Mamma e Papà.
Non si può dire che è una compagnia amatoriale perché è formata da professionisti, da attori scritturati, oltre che da giovani danzatori, attori, quindi lo ritengo uno spettacolo che poteva stare tranquillamente in cartellone con un teatro con mamma e papà, e infatti lo ritengo l'inizio di quegli spettacoli pensati per i bambini. Io ho partecipato alcuni giorni fa al film di Pupi Avati, che era per la giornata dell'infanzia. Ecco, credo che è importante che i bambini abbiano un'attenzione, un loro spazio, e quindi questo cartellone, che ormai da anni viene programmato qui a Civitavecchia, Teatro Traiano, è proprio perché per i bambini riteniamo importante il teatro come forma d'arte, come forma di sogno, di comunicazione, di incontro, e quindi è molto importante che questo spettacolo appunto nasca a Civitavecchia, che magari possa avere una vita poi che continui anche oltre Civitavecchia, possa circuitare ed essere distribuito in Italia, perché è un bellissimo titolo, è una compagnia importante, assolutamente valida e competitiva con altre compagnie che girano in questo ambito. Da dove nasce l'idea appunto di questo spettacolo? Allora, quest'estate Pino Quartullo mi ha chiamato e mi ha detto ti piacerebbe presentare un musical, uno spettacolo, ed erano venute fuori varie opportunità, vari titoli, e diciamo che avendo un figlio me li sono visti tutti da mamma, e questo è quello che mi è rimasto più impresso, anche perché rimane un lavoro abbastanza completo, laddove ci stanno musiche ritmate, allegre, cioè una storia che comunque tratta anche temi che si potrebbero intravedere anche dei temi sociali, laddove ci sta l'adozione, laddove ci stanno la ricerca di ritrovare i propri genitori, o comunque l'emarginazione, e comunque la voglia di riscattarsi. E il tutto è con ironia, allegria, colore, e quindi è una forma, secondo me, completa. Rinnoviamo quindi l'appuntamento? A mercoledì 4 dicembre, e ci sono due mattinee che comunque sono già tutti esauriti. Ancora problemi idrici domani per l'eliminazione di due perdite in zona Fontana Matta tra Tarquinia e Civitavecchia da parte dell'acquedotto Medio Tirreno. Si potranno registrare disagi all'utenze di Borgata Aurelia, Agricasa, Carcere di Aurelia, Ente Maremma, Pantano, La Scaglia, Enel, area portuale, zona industriale, cimitero vecchio, via Tarquinia, centro storico, zona bassa della città, Ponton de Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo. Eventuali richieste di approvvigionamento con autobotti potranno essere effettuate al numero 0766 542400. E passiamo alla pagina dedicata al comprensorio, apriamo con Allumiere. Proteste appunto ad Allumiere per l'aumento della TARES, in particolare in questo servizio, di Romina Mosconi. Proteste da Allumiere per la TARES aumentata da parte del gruppo consigliare Fontana Tonda, del consigliere di minoranza Vincenzo Sgamma e di alcuni residenti. Nell'ultimo consiglio comunale, spiegano i fontanaroli, la nostra amministrazione ha decretato un aumento della tassa sui rifiuti del 135% in media al nucleo familiare. Ad esempio, su una casa dai 50 ai 99 metri quadrati, abitata da 4 persone, si passa da 86 euro a 270 circa. Il nostro capogruppo in consiglio si è battuto definendo ridicolo questo aumento e chiedendo alla maggioranza di andare a casa per manifesta incompetenza nella gestione della cosa pubblica. Sono stati sperperati 8 milioni di euro dell'Enel perché non sono stati utilizzati per evitare le famiglie di collassare? Sulla stessa linea il consigliere di opposizione Vincenzo Sgamma, il quale spiega: è allucinante, siamo un comune dove si fa la differenziata scrupolosamente e invece di essere premiati con spese minori veniamo tartassati da altri aumenti inspiegabili. È ora di cambiare drasticamente rotta. In consiglio comunale ho proposto di fare dei punti di raccolta dove i cittadini vanno a conferire con una scheda, come si fa nei comuni del nord. Più si conferisce, più la scheda si ricarica e meno si paga. Non capisco
capisco perché nel 2008 il costo dell'indifferenziata tra scarico in discarica e costo del personale del trasporto è stato speso 436.844,13 euro, quest'anno invece solo 43.000. quindi perché questo aumento per le tasche dei cittadini? A tal proposito ho presentato in consiglio anche una proposta importante, quella cioè di indire un consiglio comunale aperto su questo tema così importante. È morto all'età di 82 anni Emidio Palombi, noto imprenditore agricolo e produttore vitivinicolo di Tarquinia, che ha dato il nome all'eccezionale rosso Soremidio, che vede la celebre firma dell'enologo Cotarella. Oltre al Soremidio, l'azienda di famiglia, la Sant'Isidoro, produce anche il rosso Corintus e il Banco Forca di Palma. Impegnato da sempre nel mondo dell'agricoltura, Emidio Palombi è stato fino a poco fa presidente del consorzio di bonifica della Maremma Etrusca, un uomo molto stimato in città anche per i forti valori cattolici con i quali ha cresciuto la sua meravigliosa famiglia. Palombi ha seguito fino all'ultimo la propria azienda, nonostante avesse già da tempo delegato i figli. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 presso la chiesa San Giovanni. Passiamo a Santa Marinella, in programma domani sera alle ore 21 nella sala Flaminia Odiscalchi una seduta straordinaria di consiglio comunale con alcuni punti importanti all'ordine del giorno, come le tre interrogazioni sull'inquinamento acustico e il rispetto delle normative da parte del comune di Santa Marinella sul piano di emergenza comunale e sullo sfratto degli uffici urbanistici e gestione immobili. Si parlerà inoltre del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e i provvedimenti di ripiano ed infine l'equilibrio e l'assestamento di bilancio 2013-2015. A Tolfa domani iniziativa per la giornata dedicata alla violenza di genere organizzata dalla sezione FIDAPA. L'associazione Collinare, in collaborazione con il comune di Tolfa, proporrà la visione del film L'amore buio di Antonio Capuano sulla tematica della violenza sulle donne, con lettura espressiva di due brani tratti dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte. All'evento, che si svolgerà presso il Teatro Claudio, prenderanno parte le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Tolfa e Allumiere. Ma apriamo la pagina sportiva con il calcio. La caduta di Titei e di conseguenza del delegato allo sport Iacomelli potrebbe portare scompiglio alla Civitavecchia Calcio del presidente Stefano Biondi, che senza l'appoggio del comune potrebbe andare in difficoltà economiche. La squadra è infatti reduce da una serie di risultati straordinari sul campo ed alcuni pezzi pregiati romani come Iezzi, Leone, Travaglione e Giuffrida potrebbero cedere alle sirene di squadre più facoltose. Adesso è presto per parlare, afferma il DS Iannicelli. Questa squadra ha una sua proprietà che ha sempre rispettato tutti gli impegni presi con grande serietà e continuerà a farlo. Non credo che ci sarà alcuna crisi né che partirà alcun giocatore. Se poi dovessero subentrare problemi economici ci penseremo. Inutile fasciarci la testa prima di essercela rotta. Grande performance della Dispoli di Graniero. I tirrenici espugnano Colleferro 3-2 nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia per club di eccellenza. In rete Bacchi con una doppietta e Totino. Un risultato di platino per il rosso-blu che mettono così una seria ipoteca sul passaggio del turno. Damiano Lestingi non è stato convocato per gli europei in vasca corta di Herning in Danimarca, che si terranno dal 12 al 15 dicembre. Il tritone civitavecchiese non ha raggiunto i tempi necessari per essere convocato e non ha goduto di una chiamata straordinaria. Della spedizione farà parte invece Luca Mencarini. E per finire pallanuoto, nonostante tutto le ragazze conducono per buona parte dell'incontro, il secondo tempo termina con la Cosera in vantaggio di un gol, poi la stanchezza e l'inesperienza prendono il sopravvento, le avversarie si fanno più aggressive, vanno in vantaggio ed allungano nel finale. La partita termina con il punteggio di 16-12. E questa era appunto l'ultima informazione del nostro TG, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.